Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e buon lunedì. Allora, questo è un video che mi è stato richiestissimo. Allora, come alcuni di voi sanno, io lavoro in palestra, sono istruttrice appunto di fitness, e niente, quindi mi è stato richiesto il video: cosa c'è nella tua borsa da palestra? Premetto che questi per me sono video veramente inutili, però alla fine anche io mi diverto a guardarli, sono di intrattenimento, quindi ve lo faccio, mi avete chiesto e ve lo faccio. Allora, partiamo dal presupposto che io non sempre uso la borsa grande, quindi il classico borsone. Spesso vado in giro con la sacchetta, perché è più pratica. Diciamo che ultimamente non faccio più la doccia in palestra, ma preferisco farla a casa perché poi con calma, quindi senza dover stare con l'ansia di dover liberare la doccia o il posto per il phon. Magari preferisco farla a casa con calma, bella, mi rilasso dopo un'intensa giornata sportiva, perciò mi accontento di portare la sacchetta con giusto l'asciugamano e cose di questo tipo. Andiamo subito a vedere cosa c'è. Questa, ora mi allontano e ve la faccio vedere, questa qui, meravigliosa, è la mia borsa, è della Nike, e questa ha ormai la modica dai 3 anni, e che mi è stata regalata da mia zia. Quindi veramente bellissima, tra l'altro è fucsia. Non gliel'avevo chiesta io fucsia, però comunque è fucsia. Ed è comodissima perché è super capiente. Qui c'è una specie di cazzilletto col simbolo di Zumba che mi ha regalato un'amica, fatto con il fimo. E ha questa tasca grande principale, vabbè, questa qui piccolina. Poi ha questa tasca che non so se vedete, ma qui ha la retina di fianco. E quest'altra. Poi il manico si può aprire. Dentro ci puoi scrivere appunto i dati, come ho fatto io, e quando poi la riponete appunto in palestra potete chiuderla e poi riportarla via così. Partiamo prima dalla tasca principale. Non ho proprio tutto perché alcune cose le ho messe a lavare, appunto, dato che la uso ogni giorno, quindi non ho assolutamente avuto il tempo per prepararla. Quindi in genere ho un accappatoio, ma in questo momento è a lavare. Poi ho questa sacchetta di Adora, dove dentro ho le scarpe in genere che uso per la palestra. Queste le ho prese da Primark quando sono andata a Barcellona, quindi queste. Oppure sempre qui dentro, quando ho già indosso queste, metto il cambio, quindi le scarpe per uscire. Un assorbente chiuso in questa bustina. Poi in questa sacchetta qui ho tutto organizzato in sacchette, quindi questa sacchetta qui rossa che è impermeabile, ho i prodotti per la doccia che metto in questi dispenser. Qui dentro c'è il sapone per il corpo, poi qui dentro ho il sapone per i capelli, o lo shampoo, e poi vabbè, il balsamo della confezione originale. E mi piace portarmele in queste monodosi in modo che posso fare così sotto la doccia, insomma sono molto pratiche. E ovviamente mi porto il cambio, quindi ho la tuta di ricambio o altri vestiti appunto se devo uscire dopo. Quindi questo è quello che c'è. In questa piccolina qui invece ho di tutto, ho elastici, altro che sta qui, insomma ho un sacco di cose, fermaglietti, ricevute di ogni tipo, altri assorbenti. Qui dentro è una bustina di accessorize e dentro mi sembra che ci siano altri. Eccoli, guardate quanti, perché fidatevi, questi in palestra sono la vita, cioè non si può stare senza fermargli. Ed ecco qui finalmente, diciamo, la parte più consistente, che è la sacchetta. Guardate quanto è piena ed è soprattutto pesantissima, dove ho, diciamo, la cosa principale, che è anche quella del mio lavoro. Ovviamente in genere quando porto questa grande qui dentro c'è anche l'acqua, quella grande, la bottiglia da 2 litri, altrimenti quando esco con questa la porto in mano. Prima però di farvi vedere questa, vi faccio vedere, così questa la porto davanti, cosa c'è nelle tasche laterali. Allora, in questa con la retina in genere metto le cose sudate e sporche. Perché ovviamente non voglio che entrino in contatto con il resto della borsa. Poi metto la spazzola, che è una finta tangle teaser,
Poi, se voglio farmi delle acconciature particolari, sto trovando di tutto, tipo la ciambella dei cinesi, i fermaglietti, poi la cuffia se voglio andare in piscina o al termario della palestra, poi ho il mio fantastico orologio sportivo, questo di gomma. Beh, ho rasoi, insomma, ho tutte queste cosine qui, insomma, e campioncini di shampoo, cose varie, prese Nutella che possono sempre essere utili. Quindi questa è la prima tasca, mentre, quindi là c'è anche il cambio, mentre qui ho cuffietta per i capelli quando devo fare la doccia in palestra e magari non voglio lavare i capelli, quindi la cuffietta. E questa bustina a parte ho le mie infradito per la doccia, il borotalco, questo non posso farne a meno dopo la doccia, e niente, questa è vuota, quindi la mettiamo da parte. Mentre in questa qui, andiamo subito, questo video ci dà lunghissimo, ho un asciugamanino, questo è per il sudore, quello che invece uso per fare attività in questo momento è a lavare, comunque è uno dell'Adidas, quindi un asciugamanino per il sudore, il deodorante che in palestra faccio un appello, è fondamentale, il mio fantastico libretto con tutte le lezioni, perché io mi scrivo le lezioni, insomma quello che devo fare, insomma tutto... Ho tutto scritto qui, ecco, poi una bottiglietta d'acqua, ho la penna con cui scrivo sui CD, le scarpettine di danza, perché faccio anche, se queste sono un po' rovinatissime, però anche le scarpettine di danza per quando faccio danza, un elastico della Decathlon che uso quando appunto ho delle lezioni che richiedono questo, solo che io non uso mai quelli della palestra, preferisco usare il mio, che è questo qui, delle calzine antiscivolo, che ho preso da Golden Point, non lo so, insomma, per quando faccio Pilates. Infine ho questo che, diciamo, è il contenitore di tutti i CD con cui io lavoro. Ora, giusto per darvi un'idea, ve lo apro, così potete un attimo dare un occhio. Ora vedete quanti CD ci sono qua dentro. E mi risulta subito all'occhio questo degli One Direction che uso con le bimbe. Per il riscaldamento, tipo poi vabbè, ho tutti quelli che faccio io, che masterizzo, poi ho anche quelli originali di Zumba, che sono questi, appunto vedete, sono questi proprio della Zumba, eccetera, 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 quindi queste sono tutte le cose, poi diciamo che è buona. Quindi in linea di massima non c'è niente di speciale nella mia borsa. Ah, dimenticavo di farvi vedere questo. Questo per la lezione con le bambine è fondamentale, questa è una fischiata e loro subito le richiami all'attenzione. E niente, quindi questo era il contenuto della mia fantastica borsa da palestra. Fatemi sapere voi se fate sport, se fate qualcosa diverso appunto dalla palestra, cosa portate voi, magari chi fa equitazione, cose così. In ogni caso vi dico che questo video, oltre ad essere un po' inutile appunto per l'entità del video in sé, voglio ovviamente, come sempre, lasciarvi un messaggio a fine video, che è quello appunto di fare sport, qualsiasi esso sia, anche una semplice camminata quotidiana, perché fare sport è importante sia per la salute, sia per essere appunto in forma, ma soprattutto, fidatevi, soprattutto è utile a livello emotivo, perché lo sport vi cambia la vita, almeno così è stato per me, ma potrebbe essere così anche per voi, perché... non per forza lo sport inteso in palestra, chiusi, eccetera eccetera, io parlo anche appunto di farsi una camminata, di trovare un interesse, fare danza, equitazione, pallacanestro, insomma quello che volete, pallavolo, perché conoscere un sacco di gente, quindi relazioni sociali che aumentano, è veramente bello, quindi vi consiglio lo sport, vi consiglio di appassionarvi a qualcosa, perché non c'è cosa più bella. Io vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo come sempre mercoledì con la nostra fantastica rubrica dove appunto potete scrivermi i vostri problemi, ma anche le vostre gioie, io ne parlerò in un video con voi e quindi niente.